Giovedì 24 marzo 2016, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Il prefetto di Milano, Alessandro Marangoni, ha commentato la recente strage avvenuta a Bruxelles per mano dello Stato Islamico, dichiarando che a Milano non vi sia, ad oggi, alcun allarme terrorismo. Il prefetto ha voluto anche sottolineare come il problema dell'accoglienza dei profughi nel capoluogo lombardo vada nettamente distinto dai problemi relativi alla sicurezza pubblica, con i quali non c'è alcun legame evidente. Ad ogni modo, il personale addetto alla sicurezza del trasporto pubblico milanese è ora in stato di massimo allerta per scongiurare ogni eventuale episodio di fanatismo. Cambiamo decisamente argomento, passiamo a parlare di meteo, perché dopo i primi sprazzi di primavera di questi giorni, le previsioni meteo per il weekend pasquale sembrano non essere delle migliori, con un peggioramento delle condizioni climatiche a partire dalla giornata di domani. Secondo le previsioni assisteremo infatti a una diminuzione delle temperature e ad alcune deboli precipitazioni a cavallo appunto tra domenica e pasquetta, a causa di correnti in alta quota provenienti dal nord-ovest. Ieri mattina gli studenti del liceo musicale Carlo Tenca hanno organizzato un concerto in Largo Foppa per protestare contro la legge sulla buona scuola. Con la riforma i loro docenti di strumento, canto e teorie musicali rischierebbero di perdere con il concorso docenti che rischiano di perdere appunto tutti i professori di questi strumenti e di teorie musicali, rischierebbero appunto di non essere confermati per effetto delle nuove norme. Il preside Mauro Zeni ha spiegato come la sostituzione degli insegnanti andrebbe a danno degli allievi che perderebbero la continuità didattica. Ed è partito RAE Parking, dove RAE sta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il progetto però in via sperimentale di raccolta appunto di rifiuti elettrici ed elettronici. Un container completamente automatizzato verrà posizionato in giro per la città, stazionando in 5 diverse zone per un periodo di 2 mesi ciascuna, consentendo ai cittadini di conoscere ed usufruire il servizio. Per l'utilizzo è sufficiente inserire nell'apposita fessura la carta regionale dei servizi e selezionare il tipo di rifiuto che si intende rilasciare, inserendolo successivamente all'interno dello sportello dedicato. Con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!